Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. È di un morto e una decina di feriti. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 5 sulla statale 650 Fontovalle Trigno nel territorio comunale di Dogliola. A perdere la vita una donna di 30 anni di Tufillo alla guida di una Fiat Panda Cross che si è scontrata con un autobus dell'ATM, il servizio di Fabrizio Occhionero. Aveva finito il turno di notte e stava tornando a casa quando, per cause da accertare, è avvenuto lo schianto con un pullman di linea diretto alla Fiat di Termoli. Per Ilaria Mastroberardino, 30 anni di Tufillo, non c'è stato nulla da fare. È morta poco dopo per le gravi ferite riportate, nonostante l'intervento del 118 e il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto, un impatto tremendo sulla statale intorno alle 6 in territorio di Dogliola, a ridosso dell'area di servizio il girasole. La Fiat Panda Cross, sulla quale viaggiava la vittima, è rimasta sventrata dalla violenza dello scontro, tanto che per estrarre la giovane dalle lamiere accartocciate è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Diversi feriti a bordo del bus dell'ATM partito da Trivento, dalle prime informazioni una decina, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Portati in ospedale l'autista, 42 anni, di Salcito e altri passeggeri del pullman che ha finito la sua corsa contro un tir in sosta. Dal racconto dei testimoni, dai rilievi effettuati dalla polizia e dai carabinieri lungo la strada bagnata dalla pioggia, si cercherà di ricostruire la dinamica dello schianto avvenuto in una zona dove in passato si sono già verificati altri gravi incidenti. In mattinata il traffico sulla Trinina è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e gli accertamenti e deviato su altre strade. Ilaria Mastroberardino lascia un figlio di pochi anni e il marito. Un 42enne pugliese residente a Monteprandone è morto questa mattina intrappolato nell'abitacolo della sua Ford Focus, finita in un canale all'altezza di una rotonda lungo la provinciale 1 Bonifica del Tronto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, l'uomo potrebbe non aver rallentato in prossimità dello svincolo nel territorio di Controguerra che mette in direzione di Spinetoli e Pagliare del Tronto, finendo con l'auto nel canale di raccolta delle acque delle sponde in cemento armato al centro della rotonda. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto a estrarre l'uomo dall'auto e permetterne il soccorso al personale del 118 di Ascoli Piceno. Il 42enne è stato trasferito all'ospedale Mazzini, ma purtroppo è espirato al pronto soccorso. Sono 18 sui 40 indagati le persone per le quali la Procura di Pescara ha chiesto l'archiviazione a conclusione delle indagini sulla sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola. Per la Procura pescarese c'è stata superficialità e non professionalità nella gestione dell'emergenza, ma nessuno causale con la morte delle 29 persone travolte nella valanga del 18 gennaio. Sulla politica e la carta delle valanghe, per il PM Politica ha fatto il suo lavoro di indirizzo, il servizio di Alfredo Primante. La politica diede impulso alla redazione della Carta delle Valanghe, ma la struttura tecnico-amministrativa regionale dal 2007, anno di emissione della Carta Storica delle Valanghe da parte del Coreneva, al 2017, non è riuscita a portare a termine il compito che invece, secondo la consulenza tecnica della Procura, poteva essere ultimato in 4 anni e 4 mesi. E la convinzione alla base della richiesta di archiviazione per quasi tutti gli esponenti politici regionali coinvolti nell'indagine della magistratura pescarese sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, a partire dai tre presidenti di regione, del Turco, Chiodi e D'Alfonso. Sono 18 in totale le richieste di archiviazione che riguardano anche gli ex assessori regionali alla protezione civile, la direzione generale della regione, l'allora sottosegretario di Stato Federica Chiavaroli, alcuni dirigenti regionali e funzionari della prefettura. Secondo il procuratore Serpi e il sostituto Papalia, in ordine alle eventuali responsabilità della politica sulla mancata redazione della carta di localizzazione del pericolo valanghe, i profili di possibile coinvolgimento appaiono limitati esclusivamente al caso di
colpevole omessa vigilanza di attività che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento della dirigenza tecnico-amministrativa e di colpevole omesso stanziamento dei fondi. Nelle 52 pagine in cui la Procura mette nero su bianco le ragioni delle richieste di archiviazione, viene affrontato anche il tema dell'eventuale ritardo nei soccorsi, condotte superficiali secondo i magistrati e scarsamente professionali, eventualmente rilevanti sotto il profilo deontologico e disciplinare. L'assenza di elementi sulla loro efficacia causale rispetto agli eventi di morte e lesioni considerati, però, secondo la Procura, ne esclude la rilevanza a fini penali. Quanto all'eventuale utilizzo dei soccorsi aerei, dicono ancora i PM, gli elicotteri della Guardia Costiera di Pescara erano inidonei a volare nelle condizioni meteo di quel giorno, quando furono interpellati per una ricognizione su Rigopiano. In non avere preso in considerazione la possibilità dell'evacuazione aerea, dice sempre la Procura, fu condotta comunque non censurabile. Massimiliano Serpi e il sostituto Andrea Papalia scrivono anche che è di tutta evidenza che in assenza di un imminente pericolo di vita, dato che nessuno paventava che l'hotel potesse essere travolto di lì a poco da una valanga, non era in alcun modo pensabile e ragionevole attivare un ponte aereo per evacuare un hotel in piena efficienza a fronte di altre centinaia di abitazioni e locali isolati. I magistrati poi esaminano la questione della mancata attivazione di una richiesta di intervento degli elicotteri una volta acquisita consapevolezza del disastro intorno alle 19.30 del 18 di gennaio. A prestare un modulo di soccorso in grado di affrontare un'impegnativa opera di ricerca e scavo in ora notturna senza una ricognizione che escludesse il pericolo di ulteriori valanghe, si legge nelle richieste di riarchivazione, presupponeva per la sua stessa operatività l'accesso per via stradale, indispensabile per portare necessarie attrezzature e ripari temporanei. Quindi, afferma la Procura, il non aver optato per un ponte aereo tramite elicotteri appare scelta ragionevole e di certo non censurabile, ricordando anche quanto accaduto il 24 gennaio, qualche giorno dopo la tragedia di Rigopiano, quando un elicottero del 118 cadde sui pendii del Monte Cefalone a Campofelice per soccorrere uno sciatore ferito, determinando la morte di 6 persone. Chiesti 20 anni di carcere per Massimo Fantauzzi, reo confesso dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne ucciso a colpi di fucile il 16 settembre del 2017 nel pub Birrami di Montesilvano. La richiesta è stata formulata questa mattina dal PM Paolo Pompa davanti al GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio nell'ambito del processo con rito abbreviato. Fantauzzi, oggi assente, è accusato di omicidio volontario. Tra i capi di imputazione anche le accuse di furto in abitazione di 3 fucili da caccia, porto e detenzione dei fucili, alterazione delle caratteristiche e cancellazione della matricola del fucile utilizzato per uccidere il 21enne. L'avvocato di parte civile Giancarlo De Marco, che rappresenta i familiari della vittima, in aula ha sollevato la questione relativa alla mancata contestazione dell'aggravante dei futili motivi, chiedendo al GUP di porre rimedio al capo di imputazione formulato dal pubblico ministero. Ha detto illegale, cosa che potrebbe fare emettendo un provvedimento con il quale dichiara che il fatto risulta diverso da come contestato. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Nel corso dell'attivo unitario di CGIL, CISL e UIL che si è tenuto questa mattina a Pescara, i segretari regionali per l'occasione hanno presentato un documento contenente le proposte dei sindacati sulla legge di bilancio 2019. Il servizio di Paolo Renzetti. Attivo unitario regionale di CGIL, CISL, UIL questa mattina a Pescara, si parla di bilancio, si parla di lavoro, si parla di occupazione. Con questo nuovo governo e questa nuova legge di bilancio qual è la situazione? Noi abbiamo voluto fare questo momento di incontro con i nostri delegati, con il nostro gruppo dirigente, ma soprattutto è stata fatta e continuerà ad essere fatta una campagna di informazione all'interno dei luoghi di lavoro. Perché c'è l'esigenza di parlare rispetto a una legge di stabilità che è stata presentata dal governo e sulla quale noi abbiamo molte perplessità. Le nostre perplessità partono dal fatto che è una legge di bilancio che parla poco di lavoro, non ne parla affatto, che fa delle scelte molto importanti dal punto di vista dell'assistenza, ma di fatto non parla di investimenti. Noi invece siamo convinti che se il Paese debba essere rilanciato così come pensiamo che debba essere fatto, ci debba essere molto più dal punto di vista degli investimenti. L'Abruzzo è la locomotiva del Sud, ma è davvero così? L'Abruzzo può considerarsi da un punto di vista economico regione del Sud o del Centro-Nord?
Ma noi riteniamo che 10 anni di crisi forse hanno cambiato anche gli assetti che noi avevamo immaginato negli anni precedenti. Sicuramente quello che possiamo dire, anche perché giriamo, quindi abbiamo un'idea di paese che ci facciamo nei luoghi che visitiamo, nelle aziende che visitiamo, quello che possiamo dire è che sicuramente la grande azienda ha lasciato spazio in questo periodo ad aziende sempre più piccole. Questo sicuramente crea un problema anche di possibilità di avere maggiori diritti all'interno dei luoghi di lavoro, perché diventa più difficile la contrattazione di secondo livello, diventa più difficile la presenza delle organizzazioni sindacali. Però noi riteniamo che l'Abruzzo, proprio per la sua collocazione, non è tanto lontana da Roma, nello stesso tempo collega con i porti la parte est del nostro paese, il porto di Pescara è un porto molto importante. Noi riteniamo che anche questo debba essere ragionato e portarlo all'interno delle reti TEN-T, perché le reti TEN-T noi abbiamo una che passa al nord, che sarebbe quella relativa al passante tra Lisbona e Kiev. Noi riteniamo che c'è la rete del Mediterraneo che non può escludere l'Abruzzo, e quindi questa sarà una prossima battaglia che faremo nei prossimi mesi. Ed ora ci spostiamo a Teramo, dove Azione Politica candida alla Regione Abruzzo l'avvocato Luciano Di Marco. Ad ufficializzare la scelta è stato il coordinatore regionale Gianluca Zelli, che ha però dichiarato di restare in attesa di conoscere il nome del candidato governatore del centrodestra per decidere se appoggiarlo o meno. Vediamo. A presentare Luciana Di Marco, candidata di Azione Politica alla Regione Abruzzo per Teramo, è stato il coordinatore regionale Gianluca Zelli. Il suo movimento civico si schiera nettamente con il centrodestra, ma resta in attesa delle decisioni del tavolo nazionale, che entro 2 giorni sfornerà il nome del candidato governatore. Se saremo soddisfatti della scelta, dice Zelli, appoggeremo la persona designata, altrimenti tutto ancora da decidere. Stiamo lavorando chiaramente per avere un centrodestra unito, quello l'abbiamo sempre detto, continueremo a lavorare per quello e continueremo a lavorare per un candidato che sia adeguato alle risposte che meritano gli elettori di centrodestra. E se non sarà possibile? Ma perché non, cioè, se io sono fiducioso invece, secondo me arriveremo a una discussione interna forte. Il problema più che altro è cercare di anticiparla, cercare di renderla insomma più veloce possibile, perché stiamo perdendo troppo tempo. Questa è l'unica grande verità, ma per il resto alla fine il centrodestra si è sempre trovato, ha sempre trovato la sua sintesi in ogni situazione, anche delle peggiori, quindi anche stavolta riusciremo a farla e a farla in maniera positiva e propositiva. La candidata alla regione per Azione Politica, Luciana Di Marco, è un avvocato, funzionario dell'ASL di Teramo ed ex assessore al comune di Silvi, impegnata nel volontariato e nel sociale. Qual è il suo programma per il nostro territorio, per il territorio teramano? Il mio programma, che poi è anche il programma di Azione Politica, è quello di partire da una ricostruzione dell'Abruzzo dalle infrastrutture, partendo da quella che è la necessità di una rete per l'Abruzzo, perché solo così si può ripartire anche per la crescita del turismo. Il programma punta anche sulla sanità però. Certo, io lavoro in ASL, sono un funzionario dell'ASL di Teramo, stiamo lavorando su quello che potrà essere il futuro della nostra sanità in Abruzzo, ed è fondamentale sia per gli ospedali periferici sia per la rete centrale. Riccardo Audino, 64 anni, di Velletri, è il nuovo presidente del Tribunale di Lanciano. Oggi l'insediamento. Lavoreremo assieme agli avvocati per scongiurare la chiusura di questo presidio. Tutto nel servizio. Ha firmato davanti ai giudici Marina Valente, Andrea Belli e Massimo Canosa il nuovo presidente del Tribunale di Lanciano. Riccardo Audino, 64 anni, laziale di Velletri, magistrato ordinario di 7ª qualificazione di professionalità, si insedia dopo la nomina avvenuta il 1 ottobre scorso. Il verbale è stato sottoscritto anche dal procuratore capo Mirvana Di Serio. Cerimonia breve alla presenza dei dipendenti del Tribunale, avvocati e forze dell'ordine. Non è mancato il messaggio di benvenuto al neopresidente da parte degli avvocati del Foro di Lanciano, con l'intervento del decano Gerardo Brasile e l'appello a scongiurare la chiusura del presidio frentano. Lavoreremo tutti insieme per questo scopo, ha risposto Audino, ognuno esatto. Con le proprie armi. E combatteremo il tentativo di chiusura di questo tribunale, ognuno con le sue armi, quelli con la loro attività e noi con la nostra attività, cioè con l'efficienza. Perché, per poter dire al Ministro, perché chiudere un tribunale che funziona?
In questa prospettiva spero di non vedere nessuno lavorare con la partita in mano. Lavoriamo tutti assieme per andare avanti. Grazie. Polemica a distanza fra l'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino e la società Rugby San Buceto per l'utilizzo degli spogliatoi della cittadella dello sport. Questa mattina il sindaco e l'assessore allo sport nel corso di una conferenza stampa hanno spiegato l'accaduto. Sindaco, domenica scorsa c'è stata questa manifestazione di rugby presso la cittadella dello sport di San Buceto. Voi non eravate stati avvisati, avvertiti come amministrazione comunale, e cosa è accaduto poi? Beh, di fatto è accaduto quello che accade sempre, cioè che il presidente del rugby, impegnato in attività politica e anche di presidente del rugby, non trova occasione per mettere la mia amministrazione in difficoltà sulle attività che noi svolgiamo sul territorio in tutta la sua interezza. Io ritengo che invece sul rugby noi abbiamo fatto tanto. L'impianto attualmente, sull'impianto c'è una prescrizione della Federazione Italiana Rugby che lui ha autocertificato, potendosi svolgere solo attività di propaganda della stessa. Abbiamo constatato attraverso l'allenatore che invece si svolge un campionato che non potrebbe essere svolto, quindi lui svolge attività illegittima sull'impianto. Noi per il rugby, e questo a questo punto risponde ai rugbyisti che si sono indignati nel nostro atteggiamento, che per il rugby questa amministrazione, la mia principalmente, ha speso 500.000 euro per un parcheggio, 270.000 euro per gli spogliatoi, 350.000 euro di mando, 40.000 euro per adeguare l'impianto e 61.000 euro di contributi ordinari o straordinari che abbiamo dato alla società per svolgere le attività che fa sul territorio. Quello che è successo è un episodio gravissimo, in quanto quando si organizzano queste manifestazioni bisogna farne comunicazione all'ente comunale, all'ente, alla società SGT Sport che gestisce l'impianto e quant'altro. Non vi è stata fatta nessuna comunicazione. Io mi trovavo lì per caso perché ero stato invitato ad una premiazione del tennis e quando ho visto quello che stava accadendo mi sono preoccupato subito di intervenire. Ho chiamato il presidente dell'SGT Sport, ho messo subito a disposizione uno spogliatoio per i bambini. Mi sono preoccupato per l'incomunità dei bambini, ma anche dei genitori, perché sono avvenuti anche altri episodi gravi, perché è stata aperta una clubhouse che non ha l'agibilità, dove sono state fatte praticamente, c'è stato fatto un pranzo per tutti quanti loro. Mi sono preoccupato un po' di tutto, però adesso cercheremo di mettere a posto tutto quello, di mettere in sicurezza tutto quello che è la struttura, perché comunque il campo qualche problemino ce l'ha e quindi li metteremo in sicurezza. Certo che con i rapporti con la FIR regionale avevamo, con il buon senso, cercato di trovare una soluzione che puntualmente smentita dal presidente del rugby, che non perde occasione per cercare di mettere in difficoltà gli amministratori comunali di San Giovanni Teatino, che già hanno tanti problemi. Al presidente noi rispondiamo con i fatti e con gli atti amministrativi, non rispondendo sui social come fa lui, offendendoci dalla mattina alla sera. Piano neve ad Avezzano, tra le novità maggiore quantità di sale e assunzione di figure di spalatori. L'inverno è imminente, le città si preparano per l'organizzazione finalizzata a scongiurare le emergenze. Ad Avezzano è stato già approntato il piano neve, che cosa prevede? Ma prevede interventi che erano già previsti nei piani neve precedenti, con delle novità, un aumento della fornitura di sale ad esempio per avere una scorta maggiore, soprattutto perché il pericolo maggiore in questi casi è il ghiaccio più che la neve, e quindi per evitare appunto che la gente possa, diciamo, subire delle lesioni a causa del ghiaccio. Questo è un intervento. Ci sarà anche una maggiore partecipazione, verrà richiesto come in tutti i paesi del mondo, una maggiore partecipazione anche da parte dei cittadini, perché le cose come stanno. Avezzano è un vasto territorio di 104 km quadrati, abbiamo oltre 600 km tra strade e marciapiedi. Ora capite bene che sarebbe impensabile per qualunque amministrazione poter sgomberare tutta la neve in poche ore, peraltro sarebbe letteralmente impossibile. E allora chiediamo la partecipazione dei cittadini perché? Perché intanto dobbiamo noi innanzitutto garantire la viabilità, quella principale, per gli accessi alle strutture più importanti, ospedale, caserme, eccetera. Stiamo pensando anche di introdurre la figura degli spalatori.
lavoratori, chiaramente stiamo pensando a come retribuirli e a quanto retribuirli in modo tale da poter inserire, diciamo, di fare anche un servizio utile alla collettività. Ed è appena arrivato il servizio su Luigi Di Maio, che questa mattina all'Aquila ha partecipato al Restitution Day organizzato dal Movimento 5 Stelle abruzzese. In questa legislatura, hanno detto i grillini, sono stati restituiti 700.000 euro di compensi. Di Maio ha annunciato la decisione del Consiglio dei Ministri di affidare la delega per le aree sismiche italiane al sottosegretario Vito Crimi, che quindi sarà l'unico punto di riferimento per le aree colpite dai terremoti. Nel frattempo il Ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato che con gli stipendi tagliati ai consiglieri regionali abruzzesi saranno regalate 4 ambulanze al servizio sanitario regionale. Vediamo. Arriva puntuale il ministro e vice premier Luigi Di Maio all'Aquila. L'occasione è la consegna di 5 ambulanze alle ASL abruzzesi, donate grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali pentastellati. Ben 700.000 euro risparmiati. Ma l'occasione è stata anche utile per ufficializzare la nomina del sottosegretario Vito Crimi, ha detto Di Maio, alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Italia. Da domani, ha annunciato Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei cronisti, tutte le questioni che riguardano l'Aquila, come la restituzione delle tasse sospese a seguito del sisma e la nomina dei titolari degli uffici speciali, saranno sulla scrivania di Vito Crimi. I 5 Stelle sono lanciatissimi anche alle regionali, con la candidata presidente Sara Marcozzi. C'erano anche i consiglieri. Siamo convinti che non staremo più all'opposizione, ha detto Domenico Pettinari. Smart Jassi ha detto: il Movimento 5 Stelle rispetta i patti elettorali. E Di Maio per noi è un amico. Stiamo vedendo la sua azione di ministro e siamo soddisfattissimi. Bisogna rivedere tutto quello che ci ha detto e che non sta funzionando sarà sulla scrivania del sottosegretario Crimi da domani mattina. Dovremo essere in grado nei prossimi mesi di scrivere tutte le procedure, le norme per far sì che veramente la ricostruzione si possa completare senza problemi per le imprese, senza sofferenze sociali e senza problemi per gli enti pubblici. Sicuramente il nemico numero uno è la burocrazia e sicuramente quando parlo di burocrazia parlo di una serie di leggi che si stratificano negli anni e che si sono create in tutti questi anni per rendere un inferno la vita dei cittadini. Quindi io sono dell'idea che serve il buon senso. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. La partita di domenica prossima a Perugia sarà la prima di un mese di dicembre, molto importante per il campionato del Pescara. Le prossime gare dovranno dire se quello delle ultime giornate è un calo fisiologico o se i biancazzurri si stancheranno della posizione di vertice. Il servizio di Andrea Costantini. È un Pescara in calo di risultati, quello dell'ultimo mese di campionato. Dopo aver toccato l'apice con la prestazione di La Spezia, che aveva dato forza al primo posto da poco conquistato e che era stata giustamente celebrata come una delle migliori prove stagionali del Delfino, assieme a quella col Benevento, i biancazzurri, fin lì autori di 18 punti in 8 giornate, hanno raggranellato 5 punti nelle successive 5 giornate. L'unica vittoria di questo miniciclo, quella su Lecce, è arrivata nel finale, con i salentini ridotti in 9 uomini. Una lettura più attenta della classifica ci dice che tra le prime 6 squadre il Pescara e il Lecce non hanno ancora riposato. Potenzialmente Cittadella, Benevento e Salernitana possono agganciare il Delfino al secondo posto, mentre il Palermo, primo della classe, potrebbe avere un vantaggio di 5 lunghezze. Va detto anche che il secondo posto in classifica dopo 13 giornate è un gran risultato, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, e questo va rimarcato. Ma i dati appena riportati e il grande equilibrio che regna nella cadetteria rendono il mese di dicembre molto probante per i biancazzurri. 5 partite più il turno di riposo prenatalizio, 5 test che diranno se questo Pescara può restare nelle zone nobili della classifica, facendo fronte anche a una defezione pesante come quella di Ugo Campagnaro. 5 test che faranno capire se questo rallentamento è fisiologico o se è l'inizio di un processo che porterà i biancazzurri verso posizioni più mediane. Verdetto che poi costituirà un fattore nello sviluppo della sessione invernale di calciomercato. Restare vicino al vertice potrebbe indurre la società a fare qualche sforzo. Allo stato è necessario acquistare un terzino sinistro di ruolo, alternativo a Del Grosso. Valutazioni anche in attacco. Cocco era già tornato ai margini, mentre la partita con l'Ascoli ha fatto venire fuori
il mal di pancia di un Monachello che forse si aspettava di essere più al centro del progetto tecnico. Dicembre sarà un mese importante anche per lui, con la ipotesi di una fine anticipata del prestito tutt'altro che da scartare se non ci saranno segnali incoraggianti. Prima tappa del nuovo mese è il match di domenica prossima al Curi contro il Perugia degli ex Melchiorri, Ghiomber e Berre. Proprio quest'ultimo è il perugino più in forma, l'autore del gol promozione di Trapani, ha tratto giovamento dal nuovo ruolo, quello di trequartista, e va in gol da 4 partite consecutive. Da valutare Melchiorri, uscito malconcio dalla partita col Benevento per una botta al ginocchio. Potrebbe recuperare l'attaccante nordcoreano Han, mentre saranno assenti lo squalificato Falasco e l'infortunato Bianco. Ed ora andiamo in Serie C. Ospite della trasmissione Pro Teramo, il direttore sportivo del Diavolo, Sandro Federico, ha parlato a tutto tondo del mercato biancorosso. Si va dall'arrivo del terzino Celli ad alcuni componenti della rosa che a gennaio potrebbero partire. La rivelazione è l'accordo di massima che il Teramo ha con l'esterno del notaresco Michael Liguori. Il servizio. Io non sono per stravolgere le squadre a gennaio, assolutamente. Quando si fa questo diventa sempre tutto più difficile, ripartire, riassemblare. Non credo che sia importante il budget, credo che sia importante avere delle idee ben precise, e a gennaio non si può sbagliare. Un giocatore di gran passo, insomma, può essere un giocatore per Teramo, un giocatore molto molto interessante, che conosciamo ormai da anni perché l'abbiamo visto anche nella Lupa Roma, il mister l'ha visto, e quindi può essere un giocatore. Vediamo, adesso si allenerà con noi qualche giorno, vediamo, dobbiamo discutere ancora di tante cose, ma insomma per adesso vediamo intanto in che condizioni è. Allora, parto dal basso, Fratangelo. Ma perché? Perché siamo al terzo anno. E questo ragazzo ogni anno ripetiamo sempre che può fare di più, che ha delle ottime potenzialità. Io gli consiglierei così, da semplice amico, di andare a giocare dove può avere la possibilità di dimostrare le sue qualità. Luca Di Renzo ancora non l'abbiamo visto, stiamo aspettando il suo recupero, perché è un ragazzo che secondo noi, pur non avendo fatto mai la Serie C, ci può dare ancora tanto. Su Piccioni sta avendo delle difficoltà, lo stiamo aspettando tutti, speriamo che si sblocchi il prima possibile. Può essere uno di quelli che nel momento in cui in queste 6 partite dovesse trovare la porta, probabilmente inizierebbe un campionato diverso. Zenuni potrebbe essere anche lui probabilmente destinato ad avere maggiore spazio, perché da noi sta avendo qualche difficoltà, ha giocato qualche spezzone di partita, ma probabilmente deve avere un po' più di spazio. Merita anche di avere più possibilità, e a gennaio vedremo meglio com'è la situazione. Sempre in Serie D? No. Zenuni può avere anche un mercato di Serie C, okay, senza nessun problema. Mattia Altobelli, abbiamo parlato anche oggi al campo. Oggi ci siamo detti, in queste 6 partite fai il massimo, 6-7 partite, e poi a gennaio faremo una valutazione. Lui ha un buon mercato in Serie C. Bianchimano è un potenziale obiettivo? Ma le caratteristiche sono giuste, mister conosce bene, vedremo, insomma, ripeto, adesso è ancora prematuro, adesso puoi provare solo così a capire, a sentire. Ferretti tornerà sarà reintegrato oppure deciderete per la rescissione? Ferretti per adesso rimane un giocatore del Teramo, e vediamo cosa verrà fuori da qui a gennaio. Per adesso continueremo così. Abbiamo già un accordo di massima con Liguori del San Nicolò, che volevo già portare quest'estate, ma gli ho dato l'opportunità anche di fare un altro anno in Serie D, perché comunque era giusto un 99 fargli fare un'altra esperienza. Mi è piaciuto tantissimo Dalmazzi. Sì, difensore centrale, sempre il notaresco. Che è un giocatore che sinceramente non conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione.
ma così come Khedira della San Giustese, molto bravo, così come altri in altri gironi che sto facendo seguire anche da alcuni amici osservatori. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.